parlare di innovazione ci porta sempre a pensare un po' all'ICT, all'informatica, tutto ciò che di moderno in qualche modo, tutta l'innovazione di tipo tecnologico ci porta. Guardando invece dal versante del direttore generale, quello che possiamo pensare è quanto cosa di questa innovazione può servire direttamente al cittadino, qual è il valore aggiunto che questo può dare rispetto alle modalità di assistenza che oggi andiamo ad erogare. Quindi la nostra scelta è quella di ragionare sull'innovazione legata ai processi, alla modalità con la quale proviamo a fornire processi assistenziali e su quello può innestare tutto ciò che la tecnologia ci permette. Io una volta in un articolo ho scritto che da ICT proviamo a cancellare la T e technology piuttosto che invece andare a presidiare le dinamiche di information e communication, cioè il fatto che gli attori del sistema comincino a ragionare fra loro indipendentemente dalla tecnologia, cioè un attimo prima, dopodiché la tecnologia che diventa strumentale a quello che facciamo e non è che l'organizzazione è costretta a rincorrere le novità che la tecnologia proceduralmente asettica decide per noi.